La beta di Call of Duty Modern Warfare ci ha dato la possibilità di tornare a provare l'armaiolo, ovvero l'estesa configurazione delle armi. Vi spieghiamo come funziona in questo video. Call of Duty ci ha sempre abituato a decine di armi e altrettanto numerosi accessori per modificarle. In Modern Warfare questo aspetto è stato molto approfondito. Semplificando, è possibile dire che ci troviamo di fronte a un sistema di pro e contro per ogni modifica che di fatto ci trasporta quasi all'interno del menu di tuning, di messa a punto di una vettura. Il giocatore può pasticciare con canna, freno di bocca, caricatore, ottiche, laser di puntamento, calcio e impugnatura anteriore. Tutto normale, potremmo dire, solo che ogni modifica si porta in dote delle caratteristiche, delle vere e proprie statistiche, che cambiano sensibilmente il comportamento dell'arma e come esso influisca sulla mobilità del giocatore. Il meccanismo pensato da Infinity Ward vuole ampliare la semplice differenza tra arma lunga e arma corta, rendendo cosa imbracciare il primo passo verso la costruzione di una vera e propria build creata su misura per il proprio stile e soprattutto per la mappa in cui si gioca. Aggiungere una canna lunga ad un fucile d'assalto rende l'arma più stabile, sia usando la tacca di mira, sia nel tiro veloce, senza dimenticare la possibilità di utilizzare proiettili di calibro maggiore che aumentano il danno. Sembrerebbe l'arma perfetta, potente, stabile e dal rinculo molto basso. Peccato solo che una configurazione del genere ci renda più lenti e che soprattutto allunghi il tempo impiegato per puntare, utilizzando le ottiche o la tacca di mira. Ora immaginate di utilizzare un'arma del genere in una mappa piccola e labirintica, piena di strozzature e angoli ciechi, dove insomma riflessi e velocità di sparo vengono messi alla prova. No, non va proprio bene un'arma così. Ci sono insomma da fare scelte importanti, trovare il feedback che più si adatta al nostro stile di gioco, anche a costo di stravolgere completamente un'arma, facendole quasi cambiare classe. Questo sistema di personalizzazione ci ha dato l'impressione di essere davvero efficace, capace di restituire da subito quelle differenze, anche minime, apprezzabili tanto da un giocatore smaliziato quanto da uno senza particolari velleità competitive. Un solo componente può davvero cambiare il feedback di un'arma, con tutto quello che ne consegue a livello di automatismi istintivi. Vista l'impossibilità di rendere Call of Duty qualcosa di completamente diverso, stravolgendo le basi della formula, la scelta di complicare e stratificare queste basi ci sembra particolarmente azzeccata. È questa la svolta che molti stanno aspettando? Se non lo fosse, sarebbe comunque davvero un nuovo inizio. Un punto di vista inedito, capace di garantire un alto tasso di rigiocabilità e tante ore di gioco in più, ben oltre quelle garantite dalle meccaniche di prestigio e dal supporto post-lancio.